Siamo da Nokia con il prodotto più interessante, che non sono queste banane, ma è il Banana Phone. Si chiamava così già a suo tempo, il Nokia 8110, famoso per essere apparso all'interno del film Matrix, The Matrix per la precisione. Quello del film aveva un tasto per aprire di scatto lo sportellino qua sotto, un'idea così fantastica che poi Nokia l'ha implementato nel 7110 più avanti. Ma parliamo di questo dispositivo, che è uno smartphone, no, non è uno smartphone, è un feature phone, ma con delle funzioni smart, perché è dotato di 4G, ma non solo. Vi faccio vedere, sblocchiamo il dispositivo. È dotato intanto di uno store, che sicuramente ora non funziona perché non c'è connessione, e che ci permette di installare altre applicazioni. Applicazioni come Facebook, come Google Maps, ma non solo. Se vedete, c'è palesemente un richiamo ad Android, perché non è Android, lo vedete, è un Kai OS, che voci dicono essere basato su Yun OS. Questo io non ve lo so confermare, ma scorrendo qua dentro vediamo un attimo che cos'è. OS version 2.1, ok, non ci sono in realtà informazioni al riguardo. Provo ad andare indietro, non mi riesce. Va bene, comunque ci sono applicazioni come Google Assistant, quindi in qualche modo un fondamento di Android ci deve necessariamente essere, altrimenti tutto ciò non funzionerebbe. Supporta le chiamate sull'LTE, quindi volte, può fare da hotspot 4G, quindi può essere usato come modem, si sincronizza con Gmail, e c'è Snake, ragazzi, quindi ancora una volta c'è Snake. Prodotto sicuramente interessante, curioso quantomeno, arriverà in Italia ad aprile a 89 euro, lo proveremo sicuramente. Per questa anteprima di Nokia 8110 4G è tutto. Un saluto da Emanuele Cisotti per Android World, no, per mobileworld.it.